Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Governo Berlusconi dice noi e 5 Stelle antitetici, se però si creano condizioni per una maggioranza diversa va verificata. La Lega invece dice no, elezioni via maestra. Il ministro D'Incà dice voto anticipato, unico epilogo esecutivo. L'ex cavaliere, mentre torna a riempire i giornali con le sue vicende giudiziarie, con i suoi che gridano a un inesistente golpe giudiziario, è stato intervistato da Repubblica e prova quindi a ritagliarsi il ruolo di ago della bilancia in Parlamento. E mentre nega che ci sia la possibilità di entrare in maggioranza, dall'altra non esclude la possibilità di valutare nuovi schemi. No del Carroccio di Fratelli d'Italia. Forza Italia replica ai Salviniani, dice, legano tutta l'intervista. Intanto il leader di Azione Calenda tifa per il ritorno delle larghe intese. Dicono politiche PD e Forza Italia non sono sostanzialmente differenti. Paradisi fiscali europei, garante concorrenza con le loro politiche, mettono a rischio tenuta Unione. A Italia sottratti 5-8 miliardi di dollari all'anno. Roberto Rustichelli, in audizione in commissione alla Camera, denuncia la mancanza di regole comuni a livello europeo che lasciano spazio a pratiche di dumping fiscale che danneggiano gran parte dei paesi membri li attacca. Alcuni di questi paesi pretendono il rigorismo da coloro ai quali drenano risorse. Corruzione, il rapporto dell'ANAC nella pubblica amministrazione, mazzetta da 50 euro, funzionari sotto inchiesta, vengono trasferiti dopo nostra segnalazione. Mafie col Covid, effetti devastanti, dicono. Il rapporto dell'autorità garante anticorruzione presentato al Parlamento racconta come ormai le mazzette per i funzionari pubblici siano rappresentate semplicemente da ristrutturazioni edilizie, riparazioni, trasporto mobili, pasti, pernottamenti e buoni benzina. In un caso persino un abbacchio. Nel dossier numeri e fenomeni durante l'emergenza coronavirus, in 5 anni commissariati 44 appalti per l'emergenza coronavirus, già spesi 3 miliardi, il 70% per DPI. Con la crisi i lavori diminuiti del 24%, 18 miliardi in meno quindi. E i supercommissari, deroghe indiscriminate, sono caos, dicono, e continuano ad aumentare le segnalazioni del whistleblowing, cioè più 11% in un anno. Milano meteo oroscopo attivati anche sulle caldaie, indagine sui servizi per cellulari installati senza consenso, una truffa da 12 milioni. Nel mirino dell'inchiesta del pool guidato dal procuratore Eugenio Fusco, riportata dal Corriere della Sera, un'azienda romana. L'ipotesi è di accesso abusivo a sistema informatico. I soldi sequestrati, secondo il GIP, deriverebbero proprio da servizi aggiuntivi frutto di indebite attivazioni erogate a clienti degli operatori di telefonia mobile Wind, TIM e Vodafone, almeno fino al 30 ottobre 2019. Marò, la situazione Marò. Il Tribunale arbitrale dà ragione all'Italia, procedimento penale si svolgerà a Roma. Il governo dovrà risarcire l'India per le morti. Ai due è stata riconosciuta l'immunità in quanto funzionari dello Stato italiano che nel febbraio 2012 stavano svolgendo le proprie funzioni. Girone e La Torre saranno quindi giudicati nel loro paese, ma l'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l'India per la perdita di vite umane. Notizie da Napoli e dalla Campania. Cultura nel parco sommerso Gaiola. Il comune di Napoli sposa l'appello del MAN. Accogliamo con piacere e interesse l'appello del direttore del MAN e di tutti gli firmatari perché esso rispecchia la ferma visione dell'amministrazione espressa chiaramente nella delibera approvata nei giorni scorsi. Nell'atto amministrativo del comune si sancisce l'accordo di collaborazione tra comune di Napoli, autorità portuale, il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare attraverso il soggetto gestore del parco sommerso Gaiola e il comando tutela patrimonio culturale dell'Arma dei Carabinieri. Si tratta di un atto importante che viene formalizzato come accordo tra gli enti pubblici proprio per ribadire il principio di salvaguardia e tutela di un bene comune, che è il principio che lega tra di loro tutti gli enti che insistono in quella zona. Napoli, Simona Carrino, nel CDA della Mostra d'Oltremare, la nuova componente del Consiglio di Amministrazione della Mostra d'Oltremare è Simona Carrino. Il sindaco Luigi De Magistris ha firmato
Oggi il decreto di nomina e Carrino subentra a Valeria De Sieno, che alcune settimane fa aveva rassegnato le dimissioni. Carrina, napoletana classe 1963, laureata in economia e commercio presso l'Università di Napoli, è dottore commercialista e conciliatore in materia civile e commerciale. Negli anni tra gli altri ha ricoperto diversi incarichi in qualità di amministratore giudiziario e consulente tecnico presso il Tribunale di Napoli e presso la Corte d'Appello di Napoli e incarichi di CTU nell'ambito di giudizi arbitrali. Notizie da Treviso e dal Veneto. Già altri 4 alberghi in vendita tra Treviso e zona fuorimura. L'annuncio della chiusura di Ca' del Galletto apre uno squarcio sulla crisi. Nashin Ben del Continental dice: oggi la nostra città è ferma e tagliata fuori. Portinai con stipendi da fame, arriva il bonus in busta paga, l'Urs2 cerca risorse aggiuntive da mettere a disposizione della categoria, 30 addetti coinvolti. La Will ha detto: va garantita la dignità di un lavoro delicato, si trovi subito una soluzione. Michelin, Silvestri e Giovan Treviso torna Suoni di Marca da giovedì 6 a sabato 8 agosto in uno straordinario spazio immerso nel verde, il giardino di Villa Margherita. Appunto, Treviso ospiterà un evento unico che vedrà la partecipazione di cantautori di caratura nazionale. Stefanelli, c'è una terza offerta, ora il debito raggiunge i 98 milioni. Non sono stati diffusi i dettagli sulla terza manifestazione di interesse arrivata, mentre è confermata che negli altri due casi si tratti di un fondo straniero e di un imprenditore italiano appoggiato a un altro soggetto investitore. Boato nella notte, la banda del Bancomat sventra lo sportello di Cappella Maggiore. La quantità di denaro rubata non è ancora stata quantificata. I banditi si sono dati alla fuga a bordo di una BMW di colore scuro. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia. Diamo subito la parola alla nostra inviata da Udine, Sabrina Cicotti. Giornate impegnative per il soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. 3 giovani ragazzi sono stati recuperati sul Monte Quarnan dopo che avevano smarrito il sentiero. Avevano dato subito l'allarme e sono stati recuperati, spaventati ma in buone condizioni di salute. Un alpinista triestino sopra Sella Nevea nelle Alpi Giulie è rimasto ferito ad una gamba ed è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Nulla da fare invece per il 78enne di Tavagnacco, che durante un'escursione a funghi nel comune di Socchieve è stato ritrovato cadavere vicino alla sua auto, probabilmente a causa di un malore. È tutto da Udine, Sabrina Cicotti per Radio Science. Bene, grazie a Sabrina Cicotti. Adesso passiamo alle notizie. Leggiamo le notizie. Pordenone, doppia operazione antidroga tra giovanissimi e la Polizia di Stato del pomeriggio di ieri. Ha arrestato per eroina una ventenne nella zona della stazione ferroviaria. Una ventenne pordenonese arrestata per spaccio di eroina in un gruppo di giovanissimi fermato mentre consumava marijuana nella zona del parcheggio Vallona. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato di Pordenone, che appunto ieri ha eseguito una serie di controlli antidroga in città, con particolare attenzione allo spaccio e al consumo di sostanze tra giovanissimi. Case di riposo, sale la protesta dei pensionati. Lo SPCGL, FNP CISL e WILP UIL chiedono alla Regione di fare chiarezza sulla gestione dell'emergenza e sulle strategie future. Un confronto a 360 gradi non solo sulla gestione dell'emergenza nelle case di riposo e sulla exit strategy per traghettarle verso un graduale ritorno alla normalità, ma anche sull'adeguamento del piano sanitario regionale alle nuove priorità imposte dall'emergenza Covid. E quanto chiedono alla Regione i sindacati dei pensionati CGL, CISL e UIL del Friuli Venezia Giulia, che appunto questa mattina sono scesi in piazza Trieste con un presidio indetto davanti alla casa di riposo La Primula, scelta come luogo simbolo non solo per gli effetti dell'epidemia in termini di contagiati e di vittime, ma anche per le carenze e le inefficienze che hanno segnato negativamente la gestione dell'emergenza. Esce in bici e non torna a casa, ricerche in corso. Una donna di San Vito al Tagliamento non dà notizie di sé da questa mattina.
Sono in corso appunto da questa mattina le ricerche di una donna classe 1956 che è uscita di casa con la sua bicicletta a San Vito al Tagliamento nella zona di Via Gramsci, non ha fatto rientro. Casa svaligiata dai ladri, un pensionato colto da malore, è successo a Capriva del Friuli, nel Merino, una villa con un grande parco. L'uomo è stato portato d'urgenza in ospedale. Insomma, rientra a casa dopo le commissioni e trova la villa svaligiata. Sotto shock, il pensionato di 72 anni è stato colto da un severo malore. È successo questa mattina intorno alle 11 a Capriva del Friuli. L'anziano era in compagnia della moglie. È stata lei a dare l'allarme con una telefonata al 112. Sul posto è stata inviata immediatamente un'ambulanza medicalizzata. Bimba di 6 anni dispersa al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Attivata la ricerca per una piccola straniera. Dare l'allarme sono stati i genitori che non l'hanno più vista. È stata attivata appunto stamattina alle 10:30 la ricerca. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste sono stati allertati per la scomparsa di una bambina di 6 anni, cittadina straniera. Si cerca nella zona di confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, nell'area di San Servolo. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.